Anche Mary. Oh, eccoci, buonasera a tutti, calcissimo after. Oggi grande presenza femminile perché le due squadre in questione hanno offerto grandi prestazioni, Napoli e la Juve. Marica Fruscio, buonasera! Buonasera, buonasera a tutti. Io sono contenta perché comunque ho strappato un pareggino a San Siro. Pensavo di prendermi un bel po' di gol, data come si era messa la partita. Invece, hai visto Jesus cosa ha fatto? Guarda, sinceramente mi sono addormentato, non me ne fregava una Io mazza. no, io subito dopo la vostra diretta vado a dormire. Sì, invece noi no, andiamo a Pensa, ballare. noi andremo a dormire pure adesso, subito. Quindi. Bene, quindi. Noi ne Quindi faremmo anche a veloce. meno. Sì, no, veloce, sì, ma il tempo non è che è relativo, il tempo quello è. Non è che posso fare qualcosa. Buonasera Mary, grande Juve, grande Max. Mamma mia, buonasera ragazzi, buonasera a tutti voi. Grande Va Juve. bene, va bene. Tra un po' arriviamo anche sulla Juve, però parto da Marica con il Napoli. Dai, Marica, è un punto. Io sono sentito qui su DAZN che dicono è un Sì, un punto punto che non importante per il serve Napoli. veramente a un cazzo. Bene. È una di noi, finalmente, dice pure lei una No, parolaccia. no, Bene. non serve a niente questo punto. Dimmi cosa serve. Noi dobbiamo vincere perché comunque per risalire la classifica, questo punticino qui non ci serve assolutamente a niente. L'unica soddisfazione è quello A, di aver preso solo un gol da una squadra forte, e B, pensavamo di arrivare a San Siro e vederci schiacciati dall'Inter, invece non è stato così. Il Napoli si è dimostrata comunque una squadra solida, specie nel secondo tempo. Un Inter che dimostra che a un certo punto le forze finiscono, c'è stata molta stanchezza fisica nel Sì, secondo hai tempo da parte ragione. dell'Inter. E quindi, insomma, questo calo fisico ha permesso anche al Napoli di avere predominio territoriale nel secondo tempo e comunque più manovra, più pericolosità. Questo è un dato positivo da cui dobbiamo partire, dal fatto che comunque questo Napoli a un certo punto riesce a imporsi, nonostante le tante difficoltà. Guarda, se ci fosse stato un grande allenatore in un'altra panchina, avrebbe detto che rispetto a una squadra che ha perso avrebbe recuperato un punto. Ma Chantal, a te non ti ho neanche presentato. Che cazzo stai facendo col cellulare? Sto caricando le pagelle di Carrieri, poi le pagelle di Stanzione, poi mi picco direttamente, non ne posso A più, parte veramente. che le pagelle di Carrieri. Quello che ho dovuto subire oggi. Ma è quello che devi fare, è quello che devi fare, caro Cantella, il tuo Fare? lavoro, Io caricare le cosa dovrei pagelle. fare? So io cosa dovrei fare. Lui caricherebbe molto altro. Senti, Mary, tu ti aspettavi questo passo falso dell'Inter? Io sinceramente sì, ma io Io penso che sì. l'Inter abbia esaurito le energie. Adesso comunque va al piccolo trotto, magari prova a vincerne tante per battere il record di Conte, magari non ci riesce nemmeno, non lo so, eh. Speriamo, direi. Almeno una soddisfazione quest'anno, dai. Ah, questa, No. cioè, qual è la soddisfazione che Dai. non batte il 102 punti del cazzo stai facendo, Fruscio, vedere il bicchiere del Napoli? Ma cosa stai bevendo? Tra l'altro è una finta clamorosa, non stai bevendo No, no. niente. Sto bevendo dal mio bicchiere preferito, ricordandovi comunque che noi ancora ce l'abbiamo Sì, qua. poi tra un po' vedrai dove ce l'avrai quella roba lì. Vabbè, Comunque, dopo parleremo. ne parleremo dopo. Senti, Mary, io ti chiedo dopo. Della Juve ne parliamo dopo perché abbiamo un capitolo a parte, perché merita un capitolo a parte la Juventus. Però ti chiedo, l'Inter secondo te, vabbè, la domanda che ti ho fatto è quando vincerà lo scudetto, più o meno adesso bisognerà capirlo in base agli incastri. Secondo te, ti faccio una domanda sul Napoli e poi la faccio anche a Marica, perché ne parlavano qui a DAZN, dovesse esserci la quinta squadra, il Napoli può rientrare nella corsa alla Champions? No, per me no. Non Sono sono troppe squadre, vero? troppe squadre adesso, non credo. Devono suicidarsi anche le altre. Non credo perché ha perso troppi punti in Napoli in passato. Anche se devo dire che ultimamente per me Napoli ha fatto col cambio di allenatore molto. Forse doveva avvenire un po' prima il cambio di allenatore, perché Ecco, per me con Calzone è un altro Napoli, sinceramente. mi piace questo argomento Sì. perché allora chiaramente Marica, questa domanda la faccio a te. Ora il Napoli non è migliorato in maniera incredibile rispetto all'anno scorso, Però però rispetto al Napoli di Mazzarri ha se non altro più fame, più voglia di voler fare qualcosa. c'è il maestro, Ma come cazzo mi spiego, eh? vai, Aspetta che faccio la domanda a Marica, così poi la vado a dormire. Marica, ti dicevo. Fosse avvenuto prima il cambio, poteva cambiare qualcosa?
Beh, assolutamente sì, perché intanto si vede una squadra che ci prova, innanzitutto, una squadra che è difensivista quando deve esserlo, però sa anche attaccare, cosa che noi avevamo anche dimenticato a un certo punto cosa significava proporci in area avversaria. Quindi in questo caso io vedo un Napoli che un po' sta cambiando di mentalità più che altro, no? Rispetto al gioco che ha proposto Mazzarri e Garcia prima, ricordiamoci che poi oggi mancava in campo anche Osimhen, e questo è anche un fatto, cioè nel senso comunque mancava l'attaccante principale. Abbiamo visto Raspadori come non è in grado di essere sostituto di Osimhen, ma probabilmente neanche Simeone. E forse l'occasione più importante ancora l'ha avuta, come contro il Barcellona, Listrom sul finale di tempo. Pensa un po'. Allora, Marica, secca, così ti lascio andare. Chi sono stati i migliori e i peggiori del Napoli? Così facciamo entrare anche il Monarca. Beh, i migliori secondo me sono stati Jesus, assolutamente, perché oltre al gol Certo. comunque anche all'inizio ha salvato un gol fatto. Meret sicuramente, perché le due parate nel primo tempo sono stati determinanti. E per quanto riguarda la spinta, se vogliamo, Politano è stato quello secondo me che ha fatto un po' di più rispetto agli altri. Kvaratskhelia è stato molto bloccato, soprattutto da Darmian, che non gli ha fatto praticamente nel primo tempo, specialmente vedere palla. Manco fossi Gialma Santos. Però. Però così è. Marica, ci vediamo domani sera? È Ciao. stato un Ciao Mario. piacere. Buonanotte. Giusto, Ciao. abbiamo fatto Ciao. una comparsa, come agli Oscar abbiamo fatto fare la comparsa. Anche tra un po' c'è una. Che cazzo ridi, maestro? Che cazzo ridere. Ho visto la squadra morta sulle gambe, proprio scoppiata. Morta, buonasera. Quanta gente che si sta inserendo un Ma ne ho ancora! Gianlu, ne ho ancora! Ma dove li mettiamo? Ne ho ancora. Adesso non ne Stai posso più. chiedendo Allora, maestro Monarca, buonasera. Harry, buonasera. Allora, buonasera a tutti, un caro saluto soprattutto al maestro. Ciao che maestro. meraviglia questo rispetto tra il maestro e il monarca. Senti, maestro, mi hai detto che la squadra è sulle gambe. Questo però è buon segno per l'Italia, a parte gli scherzi. Vuol dire che ha fatto quello che doveva fare prima, ha ammazzato il campionato e va bene così. Sì, buon segno. Sì, poi naturalmente abbiamo giocato mercoledì più, con 120 minuti sulle gambe e si è visto nel secondo tempo. Chissà se avesse giocato Osimhen, secondo me il Napoli Non lo ammetto la perché era poteva anche mancato un pezzo. sbagliare. No, No, dico, no, no. la poteva sbagliare se avesse giocato, Sono d'accordo anch'io. perché ho visto Perché che l'Inter, mi sembra che l'Inter avanti sia era un po'. sì, no, avanti era sterile il Napoli, arrivava con molta facilità nelle rigore. Infatti io ho detto ce lo prendiamo. Mi è sembrata la stessa partita con l'Atletico. Ha voluto Adesso contenere magari fino in ci fondo arriviamo. il gol. Adesso Per ci quanto ha potuto arriviamo. si è sul calcio d'angolo. Comunque la squadra io la vedo anche il centrocampo e Tabarella, Mkhitaryan, cioè, no? Li vedo un po' sulle gambe, poi non so se voi avete avuto E la lo mia chiedo stessa subito al impressione. Monarca. Monarca, che Inter hai visto? Dai, partiamo da te. Allora, siamo stati un po' imprecisi sotto porta e svagati, poco concentrati in difesa. Io ho appena finito di fare il mio video post partita dicendo che a mio avviso abbiamo un po' risentito dell'uscita dalla Champions. E sai da cosa me ne sono accorto? Ma a Oltre che livello non mi ricordo. psicologico o a livello fisico, A Monarca? livello psicologico, a livello psicologico. Sono d'accordo anch'io. E ti dico anche il perché. Nell'intervista di fine primo tempo hanno intervistato Bastoni che ha fatto l'assist, no? Sì. L'ennesimo assist, Basto, cioè, cazzo, tu hai fatto l'assist, dovresti essere contento. Bastoni aveva la faccia da 2 novembre e ha detto, dice, sì, sono contento, dice, ma dobbiamo dimostrare che ci siamo mentalmente perché non ci meritavamo di uscire così mercoledì. Io l'ho visto molto triste e secondo me come lui gli altri. E questo, se tu guardi il gol che prendiamo, viene da un calcio d'angolo che parte da un disimpegno che l'Inter non ha mai fatto nella sua storia. Ok, cioè regaliamo un calcio d'angolo, posso permettermi. Totalmente
E quello è che sei svagato, quello è che sei svagato, che non sei concentrato. Secondo me la pausa arriva, cade a fagiolo, perché arriva dopo proprio, sì, siamo un po' di testa, dobbiamo recuperare energie, sai, l'hanno accusata. Harry, ti dico un'altra, ti aggiungo un altro dato. Ho appena saputo, ho visto che l'Atletico Madrid ha perso 3-0 in casa. Ha perso 3-0, sì. Ma secondo te, tornando sull'eliminazione della Champions, perché vorrei fare chiarezza, perché in tanti hanno detto i tifosi della Juve stanno esultando come dei pazzi per l'Inter che è uscita. Io penso che questa sia una cosa che succeda quando ogni big italiana sia in Champions, per la paura sempre, che sempre, sempre, quando usciva la Juve la stessa cosa è uno sfottò che esista, sì, molto spesso. Però pensi che l'Inter potesse fare qualcosa di più e sia fallito quell'obiettivo, perché secondo me l'Inter è più forte di Madrid, ma a mio parere dove ha fallito, tornando a quella partita, perché Monarca per me ha ragione, l'Inter ha davvero risentito anche a livello psicologico, cioè non ti sembrava la solita Inter veemente, cattiva, sembravano scarichi, giù di tono. Ma l'Inter con l'Atletico Madrid esce per i gol sbagliati all'andata, perché la partita all'andata poteva finire tranquillamente 4-0 per l'Inter. Cioè, secondo me, i giocatori dell'Inter si devono rimpiangere quella partita. Poi il ritorno, sai, giochi in Spagna, un altro clima, c'hai tutto il tifo contro, non è mai semplice. Hai trovato un gol grazie all'assist di Lautaro, che mette davanti al portiere il suo compagno, adesso mi ricordo che aveva segnato. Turam? Barella. Ha segnato Barella? Barella, passato di Marco, con l'Atletico di Marco. Fra i vari gol mangiati ci sono i più importanti, quelli di Turam, Barella e di Di Marco. Hanno anche pesato i cambi, perché se andiamo a vedere la panchina dell'Atletico, quella dell'Inter è nettamente superiore. C'è l'Inter i cambi forte hanno pesato all'andata, Harry. I cambi hanno pesato all'andata, perché tu all'andata perdi al 45esimo Turam ed entra un tizio che la partita più importante che ha fatto negli ultimi 5 anni è una partita di campionato col Bologna, che su 3 palle gol a 1 metro dalla porta ne fa una per sbaglio. Fa uno, vero. No, e quelle cose le fa l'Inter l'anno scorso, se Dzeko non era in forma, faceva entrare Lukaku. Allora, nella coppia Turam-Lautaro è più forte, ma nel reparto tu avevi solo Turam e Lautaro, cioè gli altri due non esistono. Uno perché non è un campione, che è Arnautovic, il suo livello è metà classifica Serie A. L'altro è stato un fenomeno 10 anni fa. Un grande campione, ormai è sulla fascia. Oggi è uno che ha 20 minuti di autonomia e non gioca neanche in aria, gioca da trequartista, che è Sanchez. Quindi hai pagato tanto quello. Se tu avessi avuto all'andata come cambio di Turam, faccio un esempio, Taremi, che arriverà a giugno l'anno prossimo, probabilmente l'andata finiva 3-0 e la qualificazione era bella chiusa. Allora, ma la mancanza di Dzeko si è sentita quest'anno? No, certo, per niente, perché io ti dico sempre, guardo i numeri. Sai quanti gol ha fatto Dzeko da gennaio a giugno l'anno scorso? Uno con Napoli e uno col Milan in semifinale di Champions su calcio d'angolo. Quello che si è sentito è la mancanza di alternative in attacco e, diciamolo chiaramente, a calcetrocampo, perché tolto Frattesi, che non è un cambio da Champions, non hai altri. Avevi Brozovic l'anno scorso. Inter ha finito la partita di Madrid con Quinti, Pavard a destra e Darmian a sinistra. Quando l'avete mai visto poi quest'anno l'Inter con Pavard quinto a destra e Darmian a sinistra? No, mai. Infatti è stato criticato Inzaghi per questo. Prima di lasciarti andare, Monarca, ti leggo qualche domanda. Un saluto soprattutto a Mary, complimenti ai campioni d'Italia in carica che se la giocano a viso aperto e continuano la loro corsa a meno 9 dal quarto posto, a meno 31 dalla vetta. La Roma è a 7 punti, anzi a 6 punti della Roma, non si potrebbe mai dire, potrebbe farcela, dicono del Napoli. E poi iniziano chiaramente gli attacchi sulla Juventus, di cui parleremo dopo. Monarca, prima di lasciarti andare, perché so che ci devi lasciare andare, quando ti auspichi di vincere lo scudetto?
Ma io non lo so, dipende dalla marcia che avremo, non so, 5, 6 Prima o partite, no? 5, poi 6 partite. arriverà comunque, quello è l'importante. A meno che di un suicidio collettivo, a No, meno no, che di un suicidio collettivo non non c'è. penso. Ne abbiamo già regalato uno, ne abbiamo già regalato uno all'Eister d'Italia, non vorrei fare il bis. Benissimo, mi fa piacere questo all'Eister d'Italia. Grazie Monarca. Grazie a voi ragazzi, Ciao, grazie. Mary, torno un attimo da te, Mary. Ti chiedo se ti ha sorpreso l'uscita dell'Inter, poi dopo passeremo tra poco a parlare della Juve, però prima vorrei aprire anche un capitolo con Harry per quanto riguarda il Milan. Ti Mi ha chiedo se ti ha sorpreso, mi ha sorpreso. sorpreso. Non me l'aspettavo, io l'avevo detto anche in diretta martedì, no? Mi Ciao, aspettavo Mary. che passasse. Ciao, ciao. Mi aspettavo che passasse il turno l'Inter, sinceramente, per me l'Inter poteva sfruttarla meglio questa Champions, questa è la verità, perché a me non è piaciuta tanto come ha giocato contro l'Atletico. Rispetto all'andata è stata un'altra Inter, poteva fare qualcosa di più senza ombra di dubbio, forse hanno un po' sottovalutato magari l'avversario. Allora, sono un po' l'avversario. Roby, buonasera, Roberto Stanzione da icasanapoli.net. Ciao ragazzi, prima non vi sentivo, mi sentite? Sì, Sì, perfetto. ti sentiamo benissimo. Ciao, ciao, buonasera a Tanti tutti, ciao. collegamenti questa sera, Roby, lo teniamo un pochino così poi lo lasciamo andare perché sappiamo che ha da completare tutto il suo lavoro per Casa Napoli, così poi passo a Harry, però chiedo subito a Roby, migliori e peggiori, poi ti chiedo perché hanno giocato Osimhen e se il Napoli secondo te può rientrare in qualche maniera, perché qualcuno dice occhio però perché ha lo scontro diretto con la Roma in casa, se dovesse uscire fuori qualcosa di buono può riuscire a farcela. A te le risposte, Roby. Allora, migliore sicuramente Juan Jesus, ha fatto una grande partita a livello difensivo, poi è stato l'autore ovviamente del gol del pareggio. Peggiore del Napoli, te ne posso dire tanti stasera. Anghissà non mi è piaciuto, Di Lorenzo molto impreciso, non è il capitano d'inizio campionato e soprattutto della scorsa stagione. Sulle possibilità del Napoli di raggiungere una postazione Champions, Gianluca la vedo difficile perché chapeau al lavoro che sta facendo Thiago Motta a Bologna con la sua squadra. La Roma ha ritrovato degli automatismi giusti, ha ritrovato un'identità di gioco che aveva perso con Mourinho, quindi vedo difficile una Roma in calo nelle ultime 9 partite di campionato. Vedo un Napoli che si giocherà il sesto posto anonimo, forse utile per l'Europa League con l'Atalanta. Quello sì. Quindi tu dici così. Tra l'altro sta succedendo, stavo leggendo qualcosa per quanto riguarda Juan Jesus che ha Sì, accusato no, Acerbi di razzismo. sta girando il video che Acerbi abbia detto frasi razziste verso Juan Jesus. Tra l'altro Acerbi non sarebbe neanche la prima volta perché già qualche settimana fa contro la Roma fu reo di un episodio non di questo grado. Questa entità, però Così sarebbe finiamo con la un'entità. barzelletta che sono sempre corretti, sempre smoking bianco, onestissimi, così la finiamo. La finiremo Chantel. Dopo, tra l'altro, apriremo la nostra parentesi contro Allegri perché sappiamo che ci sono in tanti che ce l'hanno contro di me. Però ne parliamo dopo. Roby, su Osimhen invece, prima di lasciarti andare. Su Osimhen, Gianluca, ufficialmente ha avuto un risentimento muscolare. Ha accusato problemi fisici dopo la partita di Champions League col Barcellona. Io mi aspettavo una manciata di minuti dell'attaccante nigeriano questa sera. Vedremo l'evolversi in settimana gli scenari. Non credo che ci siano problemi di altra natura sul giocatore. Va bene, Roby, è stato un piacere, ti ringraziamo per il tuo intervento, ti salutiamo, ci sentiamo Ciao Robby. sicuramente prossimamente, va bene? Ciao Gabriele, ciao Gianluca, ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. Roby, torno da Harry perché parliamo un po' di Milan, perché poi apriamo il capitolo Juve, chiaramente, anche perché tra un po' si collegherà anche Fulvio Collovati, tra 10 minuti penso, così però abbiamo bisogno di liberare poi dei posti. Allora, Harry e Claudio Butrichi, ciao Claudio, ma quanti Ciao cazzo sono ragazzi. stasera? Ciao Claudio. Tanti, Ciao. tanti, ciao Eric. Siamo Ciao ragazzi. tantissimi, Harry parto da te,
ti faccio la domanda è chiara e scontata. Allora, Harry, faccio la domanda a Claudio un'altra. Harry, se il Milan avesse viaggiato così dall'inizio dell'anno, avrebbe impensierito l'Inter? A Claudio invece chiederò una cosa sull'Europa League. Harry. Ti dico di sì, perché la media punti del Milan che c'ha quest'anno è identica a quella di due anni fa dove aveva vinto lo scudetto. Il problema è che il Milan ha buttato troppe partite all'andata dove stai vincendo a Napoli, a Lecce e a Salerno. Quei punti hanno pesato e non riesci a dar fastidio all'Inter. C'è tanto rammarico, è vero, c'è tanti dei meriti nostri, ma anche i meriti dell'Inter che sta viaggiando alla grande. Claudio, tu sei d'accordo con Harry? Poi vi faccio una domanda a entrambi sull'Europa League e poi chiudo con Pioli, perché è un argomento che inizia a diventare sensibile, anche se poi c'è l'argomento Teo Hernandez, che col quale chiuderò chiedendo di quello. Claudio, la partita di quest'oggi è stato un buon Milan per oggi. Ha risposto no, Milan bene. Il Milan ha giocato bene, come fa di solito sinceramente in trasferta, perché io la ritengo una squadra molto da trasferta dal momento in cui ha dei contropiedisti, ha gente molto veloce, quindi quello che ho visto oggi, ho visto un gran bel Milan. Noi riusciamo a complicarci sempre la vita facendoci accorciare le distanze di un gol, dopodiché devi soffrire quei 10-12 minuti che te dici chissà che cosa succede. Noi siamo abituati, per con quello che è successo con Napoli, con quello che è successo con la Salernitana, con Lecce e via dicendo, ti potevi aspettare di tutto. Grazie a Dio invece è venuto fuori il terzo gol che ci ha tranquillizzato, però quello che ci ha fatto vedere è che è ritornato ad avere un certo tipo di gioco, un certo tipo di collaborazione anche tra i vari reparti. Harry, ti chiedo, l'Europa League è un argomento sensibile, cioè Milan può provare a vincerla? Milan ha l'obbligo di vincerla, andare in finale. Bravo Harry. E vedendo il Liverpool di oggi, perché quando io vedessi io volevo prendere il Liverpool, l'ho visto il Liverpool con le riserve, con un paio di titolari, cosa ha fatto oggi col Manchester United, ha perso 4-3. E se becchi vabbè, ma sapete che tutte le partite sono tutte differenti dalle altre, potete fare il campionato con la... Può darsi che poi in Europa League... Sono d'accordo, maestro, però se becchi Liverpool in finale è un'altra partita, perché Liverpool sicuramente metterà tutti i titolari. Se lo affronti nei quarti o in semifinale, nel doppio scontro diretto, cambia, perché Liverpool si sta giocando anche il campionato. Ho capito. Però vedo un ostacolo differente con la Roma, ragazzi. La Roma di adesso è difficile. No, infatti io ero uno tra quelli che non volevo prendere la Roma, perché la Roma è un'altra squadra, ha cambiato mentalità, gioca a calcio. Certo, stavo leggendo che hanno parlato un po' di persone in merito anche all'episodio di Acerbi, Juan Jesus, ecco. Mi fa abbastanza schifo di prezzo, perché poi siamo lì a parlare sempre di razzismo, poi quando uno fa razzismo io non voglio aprire, guarda maestro, lungi da me da aprire una questione sul razzismo, però se siamo lì a vedere chi razzismo ogni secondo, quello gli dà del la giornata contro il razzismo, ma lascia perdere, ma poi per l'amor di Dio a me non frega niente, perché so se mai quando siamo sempre contro l'Inter, però chiuderla tra luce e vino dicendo ma sì, non è un problema, Di Marco adesso ha detto se la sono sbrigati in campo loro va bene così, e com'è, scusami, esiste razzismo di Serie A e razzismo di Serie D? Fatti. No, non va bene così, dovrebbero esistere esiste un razzismo che deve essere già quel campo è maledetto, perché ci fu il caso con Koulibaly 4 anni fa, vi ricordate? Sì, mi ricordo. Ma può entrare la prova televisiva in questo caso? Penso che possa essere davvero rivendicabile. Claudio, prima di lasciare andare te Harry, perché poi abbiamo altri ingressi, che Milan ti aspetti da qui alla fine del campionato? E poi domanda importante, se arriva il secondo posto e non diciamo la vittoria di Europa League, ma la finale, come si fa a cacciare Pioli? Parto da te poi a Harry. Niente, a oggi sembra che il ciclo Pioli sia finito. Io non sono uno che la pensa così, perché adesso io voglio vedere che cosa succede veramente se dovessimo arrivare in finale e arrivare al secondo posto, magari rosicchiando qualche punticino ai nostri cugini in Europa, che difficilmente potrà accadere. Ritengo
Lo so, però insomma vediamo, perché ho visto anche l'Inter, apro e chiudo la parentesi, insomma, che ha subito un pochettino il colpo dell'eliminazione della Coppa della Champions, non nascondiamoci dietro un dito. Chiusa la parentesi, penso che possa Pioli, secondo me, arrivare ad essere anche l'anno prossimo l'allenatore del Milan. Per il semplice fatto che se dobbiamo cambiare l'allenatore, tanto per cambiare, per avere un nome nuovo, il Thiago Motta, che prenderei subito, per l'amor di Dio, oppure allenatori che sono all'inizio, ripercorrere un certo tipo di percorso lo renderanno molto difficile. Quindi, secondo me, a oggi, ripeto, per me Pioli potrebbe essere l'allenatore del prossimo anno, conseguendo i risultati che abbiamo detto prima. Harry, per chiudere su Pioli, così vi lasciamo andare. Ma secondo me dopo 5 anni è un ciclo che è finito. Cioè, se vinci l'Europa League hai proprio chiuso il cerchio, perché hai preso un Milan che era veramente finito e morto e l'hai riportato in Champions, gli hai fatto vincere uno scudetto e hai sfiorato una finale di Champions. Quest'anno è vero che sei uscito malamente in Champions, però ti stai giocando in Europa League e sei lì al secondo posto. Hai fatto un'ottima stagione, però ci sono tanti... Sei al secondo posto per meriti tuoi. No, perché la Juve sbaglia. Sei al secondo posto per meriti tuoi. Quello è un altro argomento, certo. No, poi ci sono anche tanti rimpianti, perché hai buttato tante partite che tu potevi essere lì. Non dico di vincerla, però provare a dar fastidio all'Inter, come hai fatto 2 anni fa. Esatto. Va bene, grazie Henry, grazie Claudio. Grazie, grazie ragazzi. Ragazzi, ciao, ragazzi. Buona continuazione, alla prossima. Buona continuazione a tutti. Ciao ragazzi. Maestro, prima di lasciarti andare, perché non so, chiedo a Gabri se abbiamo qualcun altro alle spalle pronto a subentrare. Sì, che ce l'abbiamo. Eccolo lì. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, ragazzi. Ciao. Ma Carriere si è fatto 10 birre, Carriere, ragazzi. No, io sono appena entrato adesso in metropolitana, ovviamente senza pagare il biglietto, vabbè. Scusami se ti interrompo, saluto l'amico Michael Crisci. Buonasera. Chiedo subito, riuscirai a difendere Vlahovic pure stasera? Ce la fai, sul serio, oppure... No, guarda, a me queste... Per la prestazione è un altro discorso, perché non salvo nessuno, ma lì è... Però no, per quanto riguarda le sue scenate isteriche, sono assolutamente dalla tua parte. Cioè, basta, perché poi non gioca partite per motivi stupidi, si fa ammonire per motivi stupidi. Il suo calcio non è falloso, però becca sempre... Adesso per colpa sua, la Lazio giocate senza di lui. Ma non è un discorso che prescinde dalla prestazione. Io lo monterei, poi ho saputo che la Juve lo vorrebbe. Ci arriviamo. Ma non ce l'ha col calciatore Vlahovic. Prima di lasciarti andare, maestro, così poi ti lascio andare. Quando vince l'Inter lo scudetto per te? Prima lo vince, è meglio. Perché è la stessa cosa che stanno dicendo tutti i giocatori. Voleva arrivare al derby, ma io credo che non penso che ne vinca un altro, perché adesso massimo che possiamo fare è 103, giusto? Sì. Se dovessimo vincere il derby arriva a 101. Può perdere 6 di fila, ma, chi se ne frega del record? Cioè, va no, via, sì, quando arriva sì, no, ma prima o poi un pareggio doveva fare, io penso che nelle prossime 3 giornate il Milan non farà 9 punti e l'Inter 9 punti li può fare, e qualora arrivasse a più 16 gli può anche bastare il pareggio del derby. Sì. No, io parlavo del... Grazie maestro! Ciao ragazzi, ci vediamo... Però vi voglio fare un rimprovero. Perché... No. Vedo che a calcissimi invitate spesso le donne e gli uomini li scartate. Soprattutto la Juventina, su, la invitate spesso, visto il direttore è molto con te, la Juve. Lo so che è un piacere per gli occhi, però ricordatevi anche dei maschi. Ogni tanto. Al maestro lo chiamiamo mercoledì chiamiamo il maestro, dai, ho deciso. Va bene. Dai. Va bene. Ciao, maestro. Maestro, lo sai che sei nel nostro cuore.
Infatti. Quando mettete le donne, anche io me le guardo con piacere, mica sono felice. Bravo maestro. Ciao maestro, Mary, vi stiamo tenendo. Dobbiamo parlare iniziamo a parlare di Juve. Davidino, dai, una battuta volante, ma che cazzo sei? Fermo, che metro sei? Cosa stai facendo? Lampugnano sono. Ah, beh. Ma dove sono tutti i tuoi amici? Occhio! I legionari. No, oggi perché ho fatto un'altra scorciatoia, oggi avevo accolto, perché io sono talmente bravo, un bravo legionario che accolgo anche le persone, cioè avevo due miei amici che venivano da una famiglia che veniva da Bergamo, per cui li ho fatti venire oggi allo stadio e li ho accompagnati oggi al parcheggio di Lampugnano. Sono da solo Lampugnano, però. Sono da solo, adesso sono da solo. E il re di Lampugnano? Esatto. Cioè mi devo togliere la sciarpa a Milano, nella mia città, cioè allora quando vado in trasferta cosa devo fare? No, ma non è per la sciarpa, è per generale. La sciarpa. Vabbè, insomma, adesso non... Io ci sono comunque voglierei a prescindere lo stesso, però... Da solo, nel senso, ma ci sono anche altri tifosi in giro, cioè non è che sono... Anzi, adesso appena si aprirà il vagone ci sarebbe la piena. Io te lo dico perché Mohamed nega che ci sia un problema sicurezza a Milano, ma c'è come, quindi... Per Mohamed intendo il sindaco Momo Salah. Ah, Momo Salah. Ma esatto. Perché lo ma Gabri, ti rispondo subito. Qual è il mio nome di Instagram? Vabbè, è non vero, lo so. Questo è vero. Ah! Allora dovrò aver paura. Casomai sono gli altri che dovrebbero aver paura di me. Questo è carino. Non c'è dubbio. Prima di farti salire sul... A parte che ti dicono attento alle borseggiatrici, Carrieri te lo dice Serafino, poi ci sono tante persone che ti salutano. Volante, Davidino, l'Inter... Oltre a cambio saluti. Nella ripresa... Sì, assolutamente. Ha fatto comunque, secondo me, una buona partita. Secondo me alla fine avrebbe anche meritato la vittoria. Ha preso un gol stupido, ma vabbè... Che purtroppo non è pesante come quello che ci è costata l'eliminazione mercoledì, ma comunque sì... In effetti adesso la sosta viene nel momento giusto, perché i giocatori, ma vale per tutte le squadre, hanno bisogno di staccare la spina un po' dopo due mesi di ritmi folli, perché mi sembra che abbiano giocato 13 partite negli ultimi 50 giorni, una roba del genere. Cioè le squadre che sono impegnate nelle coppe, e non oso pensare l'anno prossimo come sarà con la Champions allargata e col Mondiale per club, per chi lo farà, cioè Inter e Juve, a giugno dell'anno prossimo. Per cui mi tengo il punto... Diavolo. Ma dovevi ricordarci la Juve per forza? No, chiedo. Non ne vogliamo parlare. Comunque la Juve ci sarà alla fine. Cioè l'unica cosa buona che ha fatto quest'anno è che per fortuna, perché il Napoli... Vabbè, però intanto prendi e porta a casa. Comunque sì, alla fine è la classica partita dove sì, in altri momenti ti sarebbe girate le palle non averla vinta, però adesso così prendi il punto e... Quando il vantaggio è così ampio, è un passo in più verso il traguardo. Adesso ne mancano 14 in 9 giornate. Va bene, grazie Davidino, ti lasciamo tornare a casa. No, figurati, sono qua, addirittura. Ma sì, che cazzo è? Che secondo paura della metro io. No, esatto, almeno se muoio, muoio con qualche carrierismo qua in diretta. Ti dico la verità. Oh, la maglietta... La felpa la comprate, quella che ho messo così, certo che il carrierismo è un valore, eh. Allora Mary, dai, è arrivato il momento, di parlare, sì. vi leggo solo qualche messaggio che sta arrivando. Il responsabile che la squadra funziona c'è è lui, perché lui è il mister, ma si trova nella metropolitana, ci chiedono pelle di carrierismo ai porci, sì, ciao Carrieri, in tanti lo salutano. Allora, vi leggo un po' di messaggi. Empoli, Udinese, Genoa, Verona in totale 3 punti. Poi, ragazzi, vogliamo parlare delle vergognose parole di Allegri contro Teotino? Voglio sentire Chantelle e Mary in merito. Serafino. No, ma aspetta, esatto. perché c'è questo qua che sta pontificando sulla chat, Daniele Picchio forse perché sì. Picchiato in destra, mi sa che è un troll, Mary, perché critichiamo Allegri, siamo vergogni, sai che è sempre lo stesso, ma questo qua le partite le guarda, ma l'ha visto oggi che cosa è successo? Del gioco come ne frego, ma ultimamente vedo miglioramenti delle prestazioni, lo farà apposta, Picchio. Dai. Ma io dico questo, posso dire, no, siccome ho scritto il messaggio, attenzione al teleditore. Eccolo.
Buonasera a tutti. Siccome mi sono fermato, che sono in macchina, per quello che sono al buio, sono in macchina, sono di ritorno dallo stadio. Il mio collegamento è fatto solo per un preciso. Voglio fare una precisazione: il titolo fatto nella locandina non è farina del mio sacco, no, è del mio. Te ne devi andare. Allora, sicuramente l'ha fatto Cantella. Allora, Cantella si prenda la sua responsabilità e dica: i 52 fatti precedentemente in 22 partite, di chi era merito? Dei giocatori, non di Allegri. Addirittura si era parlato che addirittura la Juve dovesse forse vincere lo scudetto. Allora di chi era merito? Dei giocatori, non di Allegri. Adesso improvvisamente te ne devi andare. Allora te ne devi andare tu, Cantella, perché sei tu che hai fatto quel titolo lì, non il sottoscritto. Dissento nel modo più assoluto di quel titolo, di cui ti devi prendere tu la responsabilità. I video li fai, io sono Chantel, e dici tutto quello che vuoi, ma non con la pagina YouTube Fulvio Collovati, nella pagina YouTube Fulvio Collovati esce fuori, te ne devi andare. Tu devi dire: io Chantel, due punti, Allegri vattene. Cerca di precisare, allora, e soprattutto di essere coerente, perché prima no. Allora, io Allegri non l'ho mai difeso. No, perché mi girano i coglioni, ti dico sinceramente. Detto ciò, perché ritorno dallo stadio. Ritorno dallo stadio. Mi scuso con Mary, che ma non ti preoccupare. No, mi scuso con Mary, che è la bellezza fatta in persona. Mi scuso con Mary perché non è da me esprimere questo linguaggio, però esco dallo stadio, faccio un'ora di coda nel dopo partita Inter-Napoli che ho commentato e leggo: Allegri te ne devi andare. Io mi dissocio e dico: chi ci ascolta, non sono stato io, Fulvio Collovati, la pagina YouTube, è opera di Chantel, per cui fai il video dove ti prendi tu la responsabilità, sì, e metterle nella locandina di Fulvio Collovati, così rompono le palle a me dopo, hai capito? Allora, due cose rapidissime. No, c'è poco da dire, e rispondi alla domanda che ti ho fatto prima. 22 partite, 52 punti, cosa dicevi prima? Salivi sul carro dei vincitori. Dicevo che faceva cagare uguale come fa a cagare ora, perché la morale di tutto questo sai qual è? Che i giocatori che aveva prima sono questi, sono Illing, sono Miretti, sono Gatti, sono Kostic. Allora, il centrocampo, ti stai mettendo sullo stesso piano di altre persone che conosco personalmente, dato che di calcio capisci poco, mettendo sullo stesso piano. Il centrocampo dell'Inter è il migliore d'Italia. Il centrocampo del Milan è migliore di quello della Juve. Vado in ordine di classifica. Il centrocampo del Bologna. Ma stai scherzando? Non per caso vuole fare Gusson, vuole il giocatore del Bologna alla Juve. Una povera vittima, sto Allegri. Una povera vittima, è l'allenatore. L'allenatore più pagato della Serie A. Non c'entra niente, i soldi non sono nulla. Anche Vlahovic è stato pagato 80 milioni di euro, ma fa gol con la Salernitana e non fa gol con Napoli, se mi permetti. Per cui i gol li devi fare con Napoli, col Milan, con l'Inter, non li devi fare con la Salernitana e il Frosinone. Cerca di hai capito quello che intendo dire. Per cui assumetevi, lo scopo della mia telefonata è solo per dirti: correggi il titolo. Fai un bel video domani dove
dove è vergognati, devi dire io Chantel non voglio allora, più Allegri, voglio che allora, se ne vada, te ne devi andare, perché sei tu che lo dici, non lo dico non io. Bisogno di fare non lo dici, lo faccio in diretta. Io Chantel, sano di mente e di corpo, mi assumo la paternità del titolo, che però ha richiamato un sacco di persone, perché io se non facevo sto titolo, col cazzo che ci guardavano. No! Guardando proprio perché hanno visto quel titolo. È vero, bravo. No, ma non c'entra, hanno visto quel titolo perché la pagina di Fulvio Collovati poi rompono le palle a me, ma non a te. Invece che ti assumi, ti devi assumere la responsabilità. Per cui io come editore ho il dovere di dirti fatti tutti i video che vuoi e spara tutte le cazzate che vuoi, ma fateli tu i titoli, quei titoli lì, non li mettere a nome di Fulvio Collovati, hai capito? Vabbè, Fulvio è stata una bellissima scusami presenza, Mary, no non ti preoccupare, scusami Mary se mi sono espresso così, ma sono stanco della partita. No, è inutile che ridi. Io sono stanco di 34 partite. No, non eri stanco perché non sei coerente, perché fino a 8 partite fa non è vero. Io sono sempre stato coerente, ho sempre detto che la Juve gioca male, però adesso addirittura, però prima qualcuno parlava di scudetto addirittura, io sono stato coerente, ho sempre detto ma dove volete andare con, perché poi alla fine i valori vengono fuori. Prima o poi i valori vengono fuori, e infatti stanno uscendo i valori, perché non è che improvvisamente Locatelli diventa come si chiama Pirlo e Kostic diventa Barzagli, faccio per dire, o Chiellini. I giocatori sono quelli, per cui più di quello non puoi fare. Se non arrivi terzo arriverai quarto, se non arriverai quarto arriverai quinto. La squadra è quella lì. E adesso che mi sono sfogato, posso andarmene a casa. Perfetto. Grazie a Fulvio Collovati. Chiediamo ancora scusa Mary. Ciao Fulvio. Sì, solo scusa no, Mary. L'unica che chiedo... Allora, vi guardo con gli occhiali perché non riesco a vedervi. Non chiedo scusa a Carrieri con quella faccia da che mi sembra un po' rincoglionito stasera. Non chiedo scusa a Crisci che sembra in soffitta, non so dove sembra. Non chiedo scusa a Drannis. Sei in cucina, in bagno, ti vedo che sei in bagno, in cucina. Vabbè, ma qualche parte devo essere. Che cosa stai facendo? Beh, no, chiedo scusa a Mary, perché con la sua bellezza un po' questo scempio che state facendo. Ti dico una cosa di più, Mary, non accettare più l'invito, non venire più, non venire più in diretta. Cioè, io sono boicottando la trasmissione, Fulvio. Esatto. Comunque, Fulvio, io sono in metropolitana, adesso sto andando e invito anche a te a comprare la felpa e il carrierismo, ovviamente. No, che felpa! Salutiamo Fulvio. Ma stai attento a non sbagliare fermata, perché sennò vai a Rogoredo. Stai attento. No. Grazie a tutti per Collovati. Vi lascio discutere di calcio. Arrivederci. Ciao. Ciao, buonanotte. Grazie. Adesso vado a casa. Voglio vedere il titolo cambiato, perché lo fai tu il video domani. Io Chantel, 2 punti. Allegri, vattene. Ma non Collovati, che poi mi rompono i coglioni a me. Buonanotte. Ma ci sono io. Buonanotte. Vabbè, Carrieri, ti posso chiedere una cosa? Cioè, abbiamo sto frastuono della metro, lo sto sentendo, sto vivendo con te il viaggio. Jerry, sì. Ebbene, Mary. Così la puntata sul montone più pittoresco. Dai, do la parola a Mary. È da 10 minuti che non stiamo parlando di Juve, effettivamente. No, di nulla. No, abbiamo insultato Cantera. Tra l'altro il pensiero fondamentalmente è condiviso tra tutti i juventini, però Fulvio giustamente si è incazzato solo con Chantel. E Fulvio Emilia Cafonella, viva il mega editore. Aspetta. Scusami, perché sto scemo, allora gli faccio fare no, la figura. Non è scemo, no? Non è scemo. Io e lui siamo d'accordo. Guarda qua, ragazzi, solo la società sa cosa è meglio per noi. Purtroppo, per fortuna, non decidiamo.
se proprio dovesse andare via, preferisco Zidane a Mota. Solo la società, sta società sa cos'è meglio? No, scusate, una domanda. Quale? Quale? Contraddittorio. Quale? Chi? Chi c'è in società? Chi? No, ma adesso parte tutto. Chi c'è in società? Ma Carriere, cosa fa? Se riesco a sbadigliato? No, non ho visto. Non ho visto. O parla Giuntoli o abbiamo due manichini, Scanarino e Ferrero. Io so, allora, questa settimana... Michael, io... perdonami, ma non è che devo andare a parlare tutte, no, aspetta, allora, secondo me, allora, mi parlava tutte le settimane, eh. No, ma secondo me quello che è successo questa settimana è sicuramente successo qualcosa, perché comunque l'attenzione è stata deviata dalle partite di Coppa e quindi siamo rimasti tutti concentrati sul Napoli, sull'Inter, sull'Europa League, però che questa settimana sia successo qualcosa lo ha fatto capire anche Chiesa, no? Dicendo Allegri ci ha detto di mettere da parte le cose personali. E anche questo ritiro a me è apparso molto estemporaneo, perché mediaticamente non c'era, ci eravamo un po' allontanati, no? Perché ovviamente eravamo, c'era appunto l'Inter, c'era il Napoli, c'era, la Juventus era passata al mondiale, era stata ammessa al mondiale per club, quindi in quel momento non si stava più pensando per un po' alla situazione attuale. Deve essere successo qualcosa. Io l'altra volta ho detto, la Juventus che ho visto contro l'Atalanta e il Napoli, al di là dei risultati, mi è sembrata continuamente una Juventus sul pezzo, una Juventus che può raggiungere con una buona tranquillità le prime quattro posizioni, le prime cinque posizioni. Il primo tempo di oggi è stato veramente... Non mi interessa a me giocare bene, giocare male, perché tanto non salvo nessuno. No, ma è agghiacciante proprio... l'interpretazione della partita. Si è proprio visto che c'è qualcosa che non... scoppiato un bubone. Bravo. Allora ti fermo e chiedo a Mary. Io ero rimasto alle parole dell'allenatore, del coach della Juve, che il giorno prima dice: la squadra finalmente si è allenata bene, ho visto la squadra in forma, sono sicuro che faranno una partita, avranno un atteggiamento corretto perché si sono allenati bene. Ora la domanda è: ma se un allenatore ti dice una cosa così e tu vedi quel primo tempo, e poi seconda domanda, Chiesa avrà fatto schifo? Sì, avrà fatto schifo, ma noi possiamo sempre accettare il cambio Chiesa-Ildiz con Ildiz che gioca come Dybala, cioè va a fare il centrocampista centrale? Mary? Ma no, assolutamente, l'ha vista solo lui la squadra che si è allenata, perché oggi hanno fatto l'opposto. A me viene da pensare a questo punto che remano anche contro, perché mi sembra... penso che stesse Sì, ma perché c'è qualcosa che non va, non credo che sono diventati così brocchi tutti, dai. Poi anche le proteste finali di Vlahovic, proprio un sintomo anche di frustrazione, c'è qualcosa che non va. Quello fa sempre e deve piantare. Sì, no, concordo, deve perché piantarla. Ha lasciato la squadra in difficoltà anche per la prossima partita, le prossime partite, perché ricordiamoci che la Juve deve fare anche degli scontri diretti con Milan, Roma, Lazio, cioè Torino anche, se non sbaglio. Quindi la situazione, e c'è anche la Coppa Italia. C'è la Coppa Italia, la situazione la gioca migliore, in Coppa Italia, quindi quella... No, sì, certo, però per dire, poteva magari far rifiatare, poteva magari giocare, cioè poteva magari favorire il turnover, mentre così adesso magari un giocatore dovrà, per colpa di quella cagata, Mili che fuori un mese, Mili che è infortunato. Esatto. È una cattiva notizia. Ma poi 7 punti in 8 partite è grave la situazione. No, ma io poi... la domanda è un'altra, adesso a parte gli scherzi. Parto da Gabri, ma io so la risposta, però è giusto che la domanda la facciamo. Ma perché ci sono state squadre che hanno avuto strisce negative inferiori e hanno tolto l'allenatore prima e la Juve non può permettersi di togliere l'allenatore? Cioè la Roma lo ha fatto, ha dimostrato qualcosa. Ora, a me, lungi da me, non mi interessa più nulla. Io personalmente spero, perché in tanti mi hanno insultato personalmente perché mi sono permesso di dire determinate cose su Allegri, a me non me ne frega nulla, mi faccio una risata e oltrepasso. Però dico, non sarebbe lecito aspettarsi almeno qualcuno che dica una cosa e non vedere quello che va in conferenza stampa e attacca Teotino perché gli fa una domanda: la Juve ha fatto pochi punti. Ma tu devi fare il giornalista. Non ti sto dicendo una cosa, sto dicendo che lui ha fatto pochi punti, ha una media della retrocessione, e quello ha iniziato a insultare il giornalista. Non è anche quello il sintomo di frustrazione e rabbia dell'allenatore, Gabri? Senti, Daniele Picchio, intanto chi ha sbagliato con l'Empoli ha sbagliato Milik. Chi cazzo l'ha messo in campo Milik al posto di Ildiz? Lui, per favore, taci. Ma quello cosa vuol dire? Quello lì è colpa di Milik in quella situazione lì.
invece di digitare minchiate sulla tastiera. Detto ciò, sì, è dalle 23 che continua a martellare. Come vedi, scusa? No, è dalle 23 che lo leggo qua in chat che continua a martellare tutto. Ma guarda che viene spesso. Non l'avevo mai visto. E vabbè, dai. Ci divertiamo, ci divertiamo. Detto ciò, scusami Gianluca, cos'è che mi avevi chiesto? Cioè, se altri allenatori... Ah, uno, perché in altre squadre il cambio si può fare prima di arrivare a 8 partite. E poi l'altro è per lo scontro con Teotino su Sky, che oggi è stata una cosa abbastanza... E guarda, parto dalla seconda, è la solita arroganza sua, non è la prima volta che lui pensa che siamo tutti scemi, cioè pensa, lui questo l'ha sempre pensato, ma non è la prima volta che risponde a delle domande di colleghi come se volesse lasciare intendere che lui è intelligente, gli altri sono tutti stupidi, ci hanno tutti l'anello al naso. Il mio lavoro non può essere criticato. Il tuo lavoro può essere, deve essere criticato come quello di tutti gli altri, senza contare che il signor Allegri probabilmente non riesce a capire, non ci arriva proprio, che se lui guadagna quello che guadagna è perché ci siamo noi che commentiamo, che facciamo le domande, che eventualmente anche critichiamo, ma non ci arriva, evidentemente non è abbastanza intelligente. Detto ciò, e arrivo alla... Ma il fatto che perché lui fa così perché la gente gli permette di farlo. Lui gode la sua buona stampa. Lui è abituato ad essere adulato a destra manca, eh. Certo. Adesso oggi Teotino non gli ha detto nulla di che, ma lui è abituato, certo. Per esempio è andato a Sky e c'era subito il suo ma ha ragione. Sky, che era pronto lì a fargli domandine così, cioè ha ragione, ma abituarlo. Perché lui si trova di fronte normalmente soggetti o lobotomizzati, o mentecatti, o in malafede, o asserviti, o prezzolati, o amici suoi. Ok? Ed è per questo che si permette di rispondere in questa maniera irrispettosa, arrogante, maleducata, saccente. Detto ciò, io nel giudizio che ho dato ad Allegri, nelle pagelle che ho fatto oggi, ho scritto... Qualunque altro allenatore al posto suo sarebbe stato già esonerato da un pezzo e per molto meno. Ora, che la società continui a rimanere in silenzio, continui a restare immobile, è la cosa più inquietante, anche più inquietante dello schifo che vediamo in campo. Passo la parola. Bisogna capire se in società hanno la percezione che l'allenatore sia ancora in grado di condurre questo gruppo alla qualificazione Champions. La sensazione è che ci sia una forte spaccatura, cioè che adesso veramente questa spaccatura e questo ritiro probabilmente è la spia. Sì. E allora significa che durante questa sosta tu due domande te le devi fare. È una questione economica. Ma se le fanno? Speriamo. Per forza è una questione economica. Ho capito, ma allora tu esoneri e poi dopo decidi a fine anno di metterti d'accordo con lui. No, per me non lo fanno a stagione in corsa, purtroppo. Ormai mancano anche... Quante partite mancano, ragazzi? 9. Ma se non sono convinti di queste 9 partite... No, ma io non capisco quel calcolo che ha fatto lui con 11 punti in 9 partite e io sono in Champions. È un suo calcolo spannometrico. Perché se la Roma continua a viaggiare in quella maniera, ragazzi, la Roma li fa, Sì, ho capito, però Giallo, quant'è la Roma dietro alla Juve? Mi sembra 7 punti adesso. 8. 8 nonostante la Juve abbia fatto 7 punti in 8 partite, cioè prima o poi la Juve vince altre partite, cioè. Sì Davide, però ho capito, però ti dico, no, non hai capito. Allora, 2 settimane fa la situazione era uguale, la Roma ha fatto 6 punti, gli era mangiati 4 la Juve in 2 partite. Oh raga, la Juve gioca contro la Lazio domenica che arriva, gioca contro la Lazio senza Vlahovic, senza Milik, con una squadra che non si capisce cosa deve fare, deve giocare con la Lazio in Coppa Italia e diventa l'obiettivo principale. Poi devi giocare a Roma con la Roma. Ma soprattutto devi giocare con la Lazio, non quella di Sarri, perché anche lì è cambiato allenatore, quindi anche lì alcune dinamiche saranno diverse, ovviamente. Cioè, io capisco quello che voi mi state dicendo, è impossibile. Sì, ma era impossibile 5 giornate fa, 4 giornate fa. Adesso inizia a diventare un problema grosso questo per la Juve. La Juve non, ragazzi, deve giocare con un calendario di merda,
Sì. No, ma non capisco, Gabri, una cosa. Lui fa un calcolo tutto suo dove dice dobbiamo fare 11 punti. Questo perché si è creato lui sta roba qua dei punti, Gallo, che lui se li inventa i punti. Sì, perché pensa, perché lui l'ha detto anche dicembre che con 70 punti va in Champions League, ma lui, perché ha detto questo. Ma ragazzi, non so su che criterio, però. Di cazzato in tre spara, quindi non è che c'è, insomma, cazzata più, cazzata meno. Non dovrebbe affidare i suoi calcoli da chiromante una cosa così importante per il futuro della Juventus come la qualificazione della prossima Champions. E i dirigenti non dovrebbero far sì che lui si affidi a questi calcoli da chiromante, no? Sembra Pogba col marabutto. Ripeto, deve essere la società convinta che in questo trend non mette a rischio la Champions. Allora, guarda, scusami, Michael. Non si deve assumere la responsabilità, guarda, se le cose vanno male. Mike, ti dico una cosa: la Juve le prossime tre partite ha Lazio, Juve, Juve Fiorentina, Torino Juve, Torino Juve. Le queste tre. Sì. Ok. Ma che sembrano partite proprio del cazzo, eh? Ok, no, la Roma gioca a Lecce. Intanto Torino si suicida, quindi. Poi al derby la Roma e poi gioca a Udine. Con l'Udinese non avrà niente da dire al campionato. Cioè, e io ti parlo della Roma, che tra l'altro a Roma, cioè, volendo dovrei anche guardare Bologna, teoricamente, perché anche Bologna è da Russia. C'è Bologna-Salernitana con una squadra che è già retrocessa. Poi il Bologna va a Frosinone e quella è una partita complicata perché magari Frosinone deve salvarsi. E poi c'è Bologna-Monza, la partita dove il Monza ha niente di recapitolato. Occhio che questi sono capaci di fare 9 punti, la Juve quanti ne fa? Poi ne riparliamo se bastano gli 11 punti di cui parla Allegri. Ecco perché dico da dove ti viene fuori l'idea degli 11 punti. Ma soprattutto perché non è più una questione di giocare un tipo di calcio o un altro, qui è una questione di rapporti, è una questione molto più complicata, cioè vuol dire che il gruppo non crede più nell'allenatore, l'allenatore non ha più in mano il gruppo, e allora a quel punto giocare bene, giocare male, la squadra che lotta per la salvezza, la squadra che lotta per qualsiasi avversario ti può battere. Qualsiasi avversario abbastanza motivato. Mike, scusami, ma posso, guardate, concludo dicendovi una piccola cosa, parto da Mary. Io non ho mai visto il Genoa andare sul campo di una squadra e giocare con Messias esterno, Gudmundsson alle spalle di Reteghi e Vitigna. Questo vuol dire che il Genoa scientemente con Gilardino, a cui io devo fare i complimenti perché è con una squadra di normali, perché questi giocano con uno che farebbe il terzo riserva nella Juve, De Winter. Vabbè, per la salvezza sono, per la salvezza hanno una grande rosa, cioè con quella tanto sto parlando, infatti, ma non parlo di salvezza, adesso c'è un altro discorso. Dico, questo è venuto con una spavalderia a giocare a Torino con quattro attaccanti titolari. Ma perché sa che si può permettere? Oh, questo, sì, è anche vero. Questo mi fa capire qual è il reale valore della Juve. Mary, ma è anche vero. Aspetta, Mike, parto con Mary. Mike, parto con Mary, poi arrivo da te. Sì, ha dominato completamente la partita, proprio perché per me non ha neanche più paura della Juventus, cioè nel senso la Juventus non crea assolutamente, non fa più paura a nessuno, non crea più pericoli, magari ogni tanto si segnano i singoli, ma per azioni proprie che escono così, ma non fa più paura a nessuno e questa è la gravità ad oggi per me. E l'allenatore con le dichiarazioni che fa peggiora ancora di più la situazione. Perché da inizio stagione che lui continua a dire l'obiettivo è il quarto posto, l'obiettivo è il quarto posto. Però adesso stiamo un po' andando un po' oltre, no? Dopo anche le dichiarazioni di oggi... Cosa sta facendo? Oh mio Dio! Infatti l'ho visto ribaltare, sembrava... Ok. Mike! A te, no, passo a te. Scusate. Dimmi. Scusate. Vi riassumo ovviamente quello che ho appena fatto. Ovviamente ho bypassato il da buon ex rugbyista quale sono i controlli della metro. Ho eluso l'inseguimento. Non lo dire in diretta! Un crimine in diretta, pensa. Non ci credo. Un crimine. Se posso... Ragazzi, è finita, manca un minuto. Una roba veloce. Allora, la prestazione del Genoa, la cosa peggiore secondo me invece è venuta al secondo tempo, quando il Genoa ha scientemente tirato i remi in barca, ha fatto una gara difensiva e parliamoci chiaro, a parte qualche cross, ha rischiato in quei due pali che sono state due azioni estemporanee, e quello è il problema. Il Genoa al secondo tempo non ha giocato, perché se avesse giocato a calcio, secondo me la Juve avrebbe rischiato di perdere anche questa partita. Bravo Mike, sono d'accordo.
Carrierismo, quando ci vediamo? Quando vuole lei, signor direttore. Direttore di sto canadista. Quando vuoi, io ci sono. Ma sta facendo, che sta facendo una maratona, sta camminando a 5 secondi, sta camminando. Adesso sono uscito finalmente alla metro, sono vicino a Piazza Leonardo da Vinci e dai, mi avvio verso la mia dimora. Mi sono fatto tutto in metro con voi. Vabbè ragazzi, dai, ciao, buonanotte. No, non chiudo. Grazie Carrieri. Grazie Mary. Buonanotte a tutti. Ciao ragazzi. Vorrei che ci vediamo, Gianluca. Ciao Davide. Scusaci. Buonanotte a tutti. Grazie a te Gianlu. Buonanotte. Grande titolo allora, ciao. Ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte.